Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Sì. Questo mi sembra una questione interessante. Secondo me è totalmente vero. Non c'è mai nella politica estera un aspetto solamente ideale. Molto spesso c'è un aspetto di realismo. E questo realismo ti porta a fare delle scelte, che sono delle scelte che spesso non sono scelte che faresti a cuor leggero, per esempio dare le armi alla Turchia, che certamente nei confronti del popolo curdo storicamente ha avuto, non solo verso il popolo curdo, un atteggiamento di aggressione, anzi forse di scomparsa. E tuttavia la realtà vera è che noi abbiamo la Turchia nella NATO e la Turchia protegge il fianco sud della NATO. Io sono contrario all'ingresso della Turchia in Europa, ovviamente, penso che sia del tutto sbagliato, penso che noi possiamo fare molte pressioni, ma penso anche che questo è il dispositivo di sicurezza. E allora sono d'accordo, il moralismo serve relativamente a poco, perché ci sono popoli che sono aiutati e popoli che non sono aiutati. Normalmente il fatto di aiutarli o non aiutarli dipende dall'interesse nazionale. Verso l'Ucraina esiste. Canfora parlava della Jugoslavia, per esempio, di quello che è successo. Verso l'Ucraina, secondo me, esiste un interesse nazionale che è quello del contenimento di Putin. E il contenimento di Putin è fondamentale perché se non lo facciamo in Ucraina, la prossima volta lo faremo in un paese che è membro della NATO. E dunque penso che questo sia da fare. Ma ha perfettamente ragione, sarebbe ipocrita dire che come posso dire, ogni volta che c'è un'ingiustizia l'Occidente manda armi. Non succede sempre, succede quando c'è un interesse nazionale. Però qui c'è il realismo della politica. Perché c'è una dimensione della politica estera che può essere idealista, c'è una dimensione della politica estera che, volenti o nolenti, è realista. E la dimensione idealista della politica estera molto spesso fa disastri. Voi vi ricorderete quando a un certo punto questa dimensione prevalse nell'idea dei neoconservatori americani con l'idea di esportare la democrazia attraverso i conflitti, che è una cosa che ovviamente non ha funzionato. Io trovo una visione.